Da Milano a Firenze, da Napoli a Catanzaro, 80 piazze hanno risposto all'appello lanciato da Arcigay per Sveglia Italia, la più imponente manifestazione per il riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali. In tanti hanno manifestato anche nel capoluogo calabrese, in piazza Prefettura, in vista della discussione al Senato del DDL Cirinnà sulle unioni civili. E mentre il Papa ha invitato a non fare confusione tra la famiglia voluta da Dio e ogni altro tipo di unione, l'Arcigay vuole scongiurare quello che considerano il tentativo di contrattare sulla vita e sui diritti di queste persone, per ribadirne la dignità e per ricordare a governo e Parlamento che l'obiettivo, il valore che tiene in piedi questa nazione è l'uguaglianza, un traguardo che resta ancora da tagliare. La parola d'ordine è legiferare al più presto per fare in modo che non ci siano più discriminazioni e di approvare leggi che riconoscono la piena dignità e i pieni diritti di tutti i cittadini, a prescindere dal proprio orientamento sessuale e dalla propria identità di genere. La reciproca assistenza in caso di malattia, la possibilità di decidere per il partner in caso di ricovero o di intervento sanitario urgente, il diritto di ereditare i beni del partner, la piena tutela per i bambini, figli di due mamme o di due papà, sono solo alcuni dei diritti attualmente negati. Gabriella Passeriello per la CNews 24.